Buonasera. Allora, questo video è più che altro un video informativo sulla macchina fotografica, di pura per passione, e quindi la domanda principale farà anche come titolo del video: come poter iniziare, da quale mezzo in macchina fotografica posso iniziare? Qual è la macchina fotografica adatta per poter iniziare? Allora, fatto sta che comunque se uno vuole iniziare, non per forza uno deve comprarsi una macchina molto costosa o comunque spendere troppi soldi se poi magari non la sai usare o comunque non sei comunque pratico all'utilizzo. Quindi quello che posso consigliare io per poter iniziare è una macchina, deve essere benissimo una macchina compatta. Quindi una macchina compatta, quando si è passato dal rullino al mondo digitale, diciamo, ci sono state le macchine fotografiche compatte, come per esempio una delle prime mie macchine fotografiche è stata questa, dove poi qua c'è uno sportellino dove mettevi le stilo. Diciamo che questa aveva 4 megapixel. Quindi ora comunque un cellulare può anche battere una macchina del genere, un po' un dinosauro di macchina fotografica, però è abbastanza semplice, molto elementare, vedete, quindi c'è la possibilità di fare video, manuale, c'è anche il manuale addirittura, oddio c'è pure il manuale. E poi flash, tutte robe varie. E questa, diciamo, è stata la mia prima macchina fotografica. Poi ed era Canon questa qui. Poi comunque la macchina digitale si è evoluta, queste compatte si sono evolute. Ora qui c'è comunque la possibilità di avere una batteria ricaricabile. E comunque la qualità si è evoluta. 12 megapixel, comunque ancora 12 megapixel, comunque anche ci sono cellulari anche con 12 megapixel. Quindi queste comunque sono una delle prime macchine digitali. Poi si è passato uno step un po' successivo, come questa qua che è 22 megapixel, e questa qui però ha la possibilità di uno zoom, quindi quando sei in viaggio ti vuoi portare una macchina che comunque hai la comodità di non cambiare per forza l'obiettivo, una macchina comunque tutto fare tra virgolette, una macchina tra virgolette tutto fare, vedete, si allunga e si diminuisce, uno zoom abbastanza notevole. Quindi questa è una compatta un po' più, cioè abbastanza moderna. E ha la possibilità di avere una macchina che comunque ha un obiettivo, uno zoom, per un viaggio, per qualcosa di così. Poi si passa a uno step successivo di compatta, quella della Fuji, che è cioè una macchina un po' modello retro. Questo qua c'ho pure il mirino, invece quelle non avevano il mirino. E comunque sono macchine che non hai la possibilità di cambiare l'obiettivo. Quindi questo hai e questo rimane. Questa è ottima per le foto macro. Quindi questo è il mio consiglio, cioè una macchina semplice, cioè hanno poche cose, pochi
pochi tasti, pochi. È molto semplice. Cioè, una macchina compatta è una macchina che comunque la puoi gestire meglio per iniziare. Quindi io lo vedo comunque un'ottima macchina. Ancora ce ne sono buone compatte. A voglia. Una compatta un po' più completa è questa qua. Se vuole una compatta di qualità, Fuji. Nella Fuji ce ne sono un sacco di Fuji con grande qualità, veramente. Fanno foto ottime. Ovviamente la qualità non è come si dice? Equivalente, equiparabile, equivale. Non si può paragonare a una mirrorless o una reflex o una full frame, però se si vuole iniziare o comunque si vuole iniziare a fotografare, le compatte sono un ottimo modo da iniziare. Quindi questo è il mio consiglio. Una macchina semplice da maneggiare, è molto basica dal punto di vista di strumentazione, e quindi e poi magari fai lo step successivo. Comunque non ha senso avere una macchina tra le mani però non poterla, non saperla utilizzare. Comunque e basta. Poi vedrò di portare altri tipologie di macchine. Ciao a tutti.